mi devo consegnare. Queste sono le parole di Giovanni Barreca, un adulto, 54 anni, un padre di famiglia, tre figli, due dei quali eliminati di fronte ai suoi occhi, mentre urlavano in lacrime. E probabilmente, forse, lui sorrideva mentre lo faceva. Questa è la ghiacciante storia di un esorcismo durato settimane. Tant'è che il suo avvocato dirà: il mio cliente riferisce di aver avuto il dovere di debellare il demonio. Non si rende neppur conto di stare in carcere. Ho difficoltà a pensare una strategia difensiva. Non mi trovo mai davanti a una persona lucida. Fanatismo religioso, delirio mistico collettivo, ignoranza e crudeltà finita nel peggiore dei modi. Ma proviamo a ricostruire brevemente come sono andate le cose. 11 febbraio 2024, mezzanotte 37, il carabiniere addetto al centralino del 112 è incredulo. Tant'è che inizialmente penserà si tratti di uno scherzo. Dall'altro capo del telefono c'è Giovanni Barreca, che si autodenuncia per l'epurazione di sua moglie, Antonella Salamone, e due dei suoi tre figli, Kevin, di 16 anni, ed Emanuele, di soli 5 anni. Che cosa può aver fatto un bambino di 5 anni per meritarsi una fine simile? L'uomo viene raggiunto dalle forze dell'ordine e mentre viene portato in caserma, una pattuglia raggiunge casa sua, una villetta nelle campagne di Altavilla. Beh, agli inquirenti si presenta una scena raccapricciante. In una stanzetta, ai piedi del letto, c'è il corpo senza vita del bambino, Emanuele, in posizione supina e coperto da un telo. Scriveranno così nella relazione di servizio. In soggiorno, dietro il divano, c'è il corpo di Kevin, legato mani e piedi con una catena arrugginita. Manca all'appello il corpo della moglie, Antonella, che Barreca racconterà di aver tagliato a pezzi, bruciato e sepolto in nome di Cristo. In un'altra camera c'è invece una ragazza che dorme. Si tratta di sua figlia, l'unica sopravvissuta alla strage. E in questa situazione incredibilmente delirante di una ragazza che dorme, contornata da cadaveri, la domanda è solo una: che cosa è successo qua dentro? C'era il demonio in casa. E è così che risponderanno sia Barreca che sua figlia agli inquirenti. Parossismo religioso. Quindi la ragazza ha partecipato a tutta una serie di riti che in concreto sono state delle torture anche ai danni della propria madre e del proprio fratello. E riveleranno anche di aver avuto due complici, Massimo e Sabrina, i fratelli di Dio, si facevano chiamare così. Questi soggetti vivono anch'essi una dimensione religiosa accesamente antisatanista. Una coppia di fanatici religiosi conosciuti sui social a gennaio, chiamati apposta nella villetta per aiutarli a esorcizzare il demonio, che secondo le ricostruzioni erano ormai ospiti fissi e facevano su e giù dalla villetta ormai da diverse settimane. Il risultato è che la frequentazione convince innanzitutto Giovanni Barreca, i figli grandicelli dello stesso, che nella casa c'è una presenza demoniaca. All'inizio la famiglia e gli ospiti pregano, digiunano e leggono le scritture. Sono convinti di essere in grado di liberare figlio e moglie di Barreca da Satana. Ma i riti diventano presto violenti. Allora la moglie gli pare sia rinsavita e abbia cercato in ogni modo di fermarsi. Mia madre è stata torturata e io ho assistito. Eravamo in cucina ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre, racconta la superstite 17enne. La torturavano a turno, le passavano l'asciugacapelli bollente in un punto del corpo, con la padella la colpivano sulla schiena. Hanno anche riscaldato la pinza per il camino con il fuoco e gliel'hanno messa addosso. Mio padre guardava. Io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi. Lei mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io per paura non l'ho fatto. Mentre la seviziavano, le dicevano che era un demone. Nella prima versione la ragazza racconta di essere stata solo una spettatrice, poi in seguito racconterà di aver anche partecipato agli atti. Dopodiché il corpo senza vita di Antonella venne cremato, tagliato a pezzi e seppellito in un bosco nel cortile sopra la casa. Pare assieme ad alcuni oggetti maledetti, delle tazze, bomboniere, in una fossa scavata da suo fratello Kevin e da suo padre. E così si entra nella fase successiva, l'esorcismo del figlio minore, Emanuele, 5 anni. La sorella racconta che era nero, livido, con il sangue in faccia. Anche lui ha subito le stesse sevizie della madre, lo bruciavano col phon. Cioè col phon. E io mi immagino questo bambino che, impotente, mentre subisce tutta questa violenza ingiustificata, urla le classiche frasi da bambino come: non lo faccio più, aiuto babbo, non lo faccio più, magari in lacrime, urlando. Ma ai fratelli di Dio questa cosa non li toccherà. Con una freddezza raggelante loro diranno di non vedere un bambino, ma un demone. E non finisce qui, perché quando il bambino è ormai senza vita, Massimo, uno dei due fratelli di Dio,
denuncia di avere un fortissimo mal di testa e inizia a sostenere che fossero i demoni ad attaccarlo. Così si alza, va verso Kevin, il figlio di 16 anni, e gli dice che è lui la causa. Così il ragazzo viene picchiato, legato e lasciato moribondo di fronte al fuoco, mentre la sorella viene convinta a saltargli sulla pancia. Mi sembra. Allora Miriam era molto timida, molto chiusa, però quando poi la... perché io prima ricordavo magari quando scendevano giù in paese, prima lei veniva con noi in macchina, allora si apriva, però davanti a loro mai. Era anche quando io ci andavo a casa, lei rimaneva sempre nella sua stanza. In realtà ci sono diverse versioni della parte della figura di Kevin all'interno di questa storia. Una di queste prevede anche il fatto che Kevin, forse rinsavito, tenterà di fuggire, tenterà di scappare, ma verrà catturato oppure ritornerà indietro perché è convinto a tornare indietro e dopodiché verrà legato e picchiato a morte. Non è ancora chiaro, questa è una delle tante ricostruzioni. L'unica cosa chiara è che anche lui, come gli altri due membri della sua famiglia, lascerà questo mondo nel peggiore dei modi, guardando negli occhi le persone che ama, per mano loro. E la domanda è solo una: ma chi sono realmente i fratelli di Dio? Chi c'è dietro? C'è una setta dietro? E la figlia 17enne, che ruolo ha avuto in tutto questo?